Ci sono due categorie di persone che proprio mi è molto, molto difficile sopportare. Oggi scarichiamo la bomba. Buongiorno e buon caffè. E vi spiego anche perché, così c'ho l'alibi subito, perché mi ricordano una persona che mi è stata molto, molto vicina per tanti anni, che aveva entrambe queste caratteristiche e che in qualche modo ha plasmato la mia vita, non dico rovinata, ma plasmata di sicuro. La prima, chiamiamola, con un po' di ironia, altruismo. Nel senso che la colpa è sempre degli altri. C'è sempre qualcuno che fa quella roba lì, c'è sempre qualcuno che si comporta in quel modo, c'è sempre qualcuno, e questo è un aggravante ulteriore, che scende un gradino più in giù, che lo fa apposta per farmi un dispetto. Qualunque cosa tu dica, il loro primo commento è sempre ce n'è un sacco di gente che fa così, anzi, addirittura ce n'è un sacco che lo fa a me quella roba lì. Dentro questa categoria oggi la lingua mi si attorciglia. Sarà perché sto toccando un argomento così particolarmente spinoso? Comunque dicevo, dentro questa categoria ci sono anche gli ipersensibili, quelli che sono molto, molto sensibili, che in realtà vuol dire che sono molto, molto egoriferiti. E poi ci sono quelli che invece sono per bene. Anche qui utilizzo questo termine con un po' di sottile ironia. Cioè tutti coloro che non appena tu nomini una situazione problematica, un difetto, non dicono, ce ne sono tanti che fanno così. Dicono, ecco, io ho esatto contrario, ecco, quella roba lì io proprio no, perché non vedi, io invece faccio questa roba qui. E ovviamente elogiano in maniera sperticata i loro comportamenti. Anche quando sembrano apparentemente difetti. Come accade spesso, mi dicono gli amici che fanno questo mestiere, nei colloqui di selezione, quando si usava quella domanda tipica un tempo, oggi forse un po' più rara, mi dica tra i suoi difetti, cioè vado in fondo alle cose, sono caparbio, voglio arrivare in fondo a tutti i costi, non mi fermo mai neanche negli orari di lavoro, finché non ho portato a termine il tutto. Sono troppo generoso, mi interesso degli altri. E così, fingendo un difetto, in realtà ci si autoelogia. E per dimostrare che questa roba qui me la porto nella pelle, la vivo anch'io, la soffro anch'io, cosa potrei dirvi se non che ho visto tante persone avere questo tipo di comportamento? Io invece no. Io invece sono molto attento agli altri e cerco di evitare ogni tipo di errore. E così avete subito capito che ho raccontato questa eredità che mi è rimasta addosso. Buongiorno e buon caffè.